Adesso è il momento che possiamo davvero mettere a terra quelle cose che abbiamo sempre sognato e riscoprire quell'orgoglio, quel desiderio di ritrovare tutta una grande comunità sotto un'unica bandiera, che è il nostro tricolore, perché in questi anni si sono perse tanti valori, abbiamo perso l'identità, abbiamo perso tante cose. Questa è la prima cosa che noi dobbiamo ritrovare. Dobbiamo ritrovare la nostra comunità, dobbiamo smettere di sentirci 70 milioni di individualità e riscoprire di essere un'unica grande comunità. E così col senso del dovere che dobbiamo affrontare anche questo nostro periodo, che è un periodo di governo e che è un periodo molto difficile. Siamo molto attaccati, ce lo dobbiamo dire, quindi pensano di farci saltare il sistema nervoso. Covano parenti, antenati, tirano fuori la qualunque, ma insomma potete immaginare che per chi ha fatto un percorso come il nostro, dove non c'è mai stato un interesse personale, non ci riusciranno. Primo perché non abbiamo scheletri nell'armadio. Secondo perché lo facciamo solo ed esclusivamente perché ci crediamo, le rinunce sono tante, mia sorella lo dice spesso e vi assicuro che non è facile un periodo dove tu non puoi più andare a fare una passeggiata con tua sorella al centro di Roma, magari a fare shopping, non è semplice. Io guido uno dei dipartimenti, non sono il segretario del partito come qualcuno a volte vuole far credere che mia sorella mi abbia nominato segretario del partito. I segretari non si nominano, si votano intanto. E nello statuto di Fratelli d'Italia non è previsto il segretario, ma è previsto il presidente che è Giorgia Meloni, come sapete. Noi siamo una grande squadra, non è vero che esiste solo Giorgia Meloni, che è sicuramente la persona più brava e quella che ha la visione migliore per tenerci tutti uniti, però ci sono tanti militanti dietro. Abbiamo fatto anche chiarezza sulla loggia Isozzacchi. Io scherzando con i miei colleghi giornalisti gli faccio le cinque domande sulla loggia Isozzacchi. Quali sono le cinque domande? Ma se era così bella, così essenziale, così fondamentale, essendo stata pianificata nel 1999 e avendo avuto 23 anni per poterla fare, perché non l'avete fatta? Perché non l'avete fatta? Di altissima qualità, che ha fatto già benissimo alla Filocca di Parma, e saluto il sindaco di Firenze, Dario Cardella, della periferia Partenopea, io sono del centro storico di Napoli. Il CNAVO, chi era il CNAVO? Noi tutti quanti discendiamo, anche tu, da quelle tribù nomadi che nella preistoria si spostarono dall'Asia centrale verso l'Europa occidentale. Ed è quello che credo che noi dobbiamo fare quotidianamente, modernizzare, cambiare a Firenze, modernizzare, cambiare, rendere moderna, efficace, pulita questa città, ma salvaguardando la sua storia, i suoi valori, il suo presidio di tradizioni che c'è all'interno di questa città. Se vuole, visto che siamo napoletani, ci mettiamo a suonare un bel pezzo napoletano, ma non vorrei che i tifosi fiorentini le riservassero anche a lei uno striscione sui napoletani. Sindaco, un'ultima cosa, mi darai atto di aver fatto la legge, grazie anche e soprattutto al sostegno del capogruppo di Fratelli d'Italia che mi è stato molto a fianco in questa battaglia, di aver fatto finalmente una norma contro gli ecoimbrastatori. Quindi la prossima volta che tu potrai chiedere al prefetto di comminare una sanzione pecuniaria. Dopo aver sentito il ministro San Giuliano, mi consentirete di dire qualcosina, insomma. Ha detto non voglio far polemica, mi è venuto a dire meno male non voleva far polemica, ma insomma fa parte dello spirito democratico del confronto politico. È degli agricoltori, ma non è solamente degli agricoltori, perché comunque è un discorso che si attiva poi su tutte le persone. Partiranno i camionisti, partiranno i trattori, ci saranno comunque anche altre persone, i balneari, poi ci saranno i pescatori. Insomma, è un'unione comunque degli italiani, perché comunque sappiamo benissimo la situazione qual è in questo momento, quello che ha deciso l'Unione Europea.
Pertanto noi, visto che agli agricoltori gli è stato vietato di praticamente poter coltivare per 10 anni e tutto quanto, per cui abbiamo deciso di unirci a questa situazione che praticamente porterà a discapito anche a tutti gli italiani, perché se non c'è la coltivazione logicamente noi dovremmo mangiare quello che l'Unione Europea deciderà di farci mangiare, cioè grilli, vermi, carne sintetica, tutte queste cose qua. E siccome questo dipende, cioè farà danno alla salute degli italiani, per cui abbiamo deciso di unirci per protestare a tutta questa situazione e comunque anche a tutte quelle altre regole che il governo e l'Unione Europea stanno decidendo di fare. Questa è la situazione. Non coltivare, non potranno coltivare il grano, perché comunque sicuramente arriverà dal Canada, che tra parentesi il Canada sta coltivando il grano con delle sostanze nocive a noi per noi stessi, per cui penso che questa cosa qui dovrebbe far riflettere tutti gli italiani e far capire che è meglio mangiare il nostro grano e tutti i nostri alimenti che la nostra bellissima terra ci offre, con il discorso che siano gli agricoltori a darcela, a fornircela, non gli altri paesi esteri. Pertanto noi lotteremo perché questa cosa non avvenga, perché noi abbiamo una terra che viene praticamente decisa dal nostro Stato, dal nostro governo, praticamente venduta, svenduta anzi, a tutte le persone straniere che vogliono comprare, da Bill Gates e tutto il resto. Per cui penso che sia arrivato il momento che gli italiani si sveglino e che capiscano che questa è la nostra terra, che non deve essere svenduta, ma riprendercela e praticamente partire con un'altra situazione, in maniera che tutti si sia veramente tranquilli e sereni di mangiare cose buone italiane che abbiamo. In teoria oggi potrei essere tranquillamente al lavoro, ma sono qui insieme a tante altre persone perché era arrivato il momento di dire basta, è finita. Tutta questa classe politica non ci rappresenta più. La protesta praticamente si svilupperà, che inizialmente faremo un sit-in di 3 giorni ad oltranza, per cui non torneremo nessuno, cioè chi vorrà rimanere faremo a ruota, faremo notte, giorno e notte. Per 3 giorni, nel frattempo ci organizzeremo per altre situazioni, perché appunto andremo ad oltranza finché non si risolverà la situazione, continueremo a manifestare il dissenso a tutta questa situazione. E niente, per cui giorno per giorno decideremo quello che vorremmo fare, presidi e tutto quanto, chiedendo logicamente sempre in regola con la legge, e chiederemo le autorizzazioni alla questura e tutto quello che si deve fare, perché comunque noi siamo pacifici, pertanto vogliamo fare le cose per bene, in regola e tranquillamente.